Offside Pisa, le voci dei protagonisti. Con Andrea Chiavacci, dov'è che siamo Andrea? Lo puoi, lo possiamo anche dire. Siamo in un bel posto, siamo dentro l'arena Garibaldi, proprio sul pratino, non siamo dentro il campo per non sciuparlo, perché insomma, domani... Sabato 8 giugno 2013, oggi questa mattina i ragazzi nerazzurri di Pagliari si sono allenati proprio qua, sul prato dell'arena, davanti a tanti tifosi, hanno dato la possibilità a Concreta, anche per i disabili, di poter entrare, insomma andare a pochi centimetri dei propri beniamini, insomma, come hai visto la squadra? E poi parliamo di questo clima in città che è altro che elettrico. No, è stata una bella cosa, è stato, come ha detto Pagliari l'altro giorno, la città ha abbracciato la squadra e la squadra è giusto che abbracci tutti, tutti, nessuno escluso, quindi sono venuti i ragazzi diversamente abili, è stata una bella giornata, più che un allenamento, una rifinitura, è stata, non voglio dire una festa, perché è una festa, aspettiamo sempre a dirla, però è stata una cosa, una bellissima giornata, e è stata data la possibilità a tutti di essere vicino a questi ragazzi che ci hanno portato in finale. Tornando a parlare invece della situazione in città e in provincia, elettrizzante a dir poco, biglietti polverizzati, anche la capienza che è stata aumentata è stata comunque, diciamo, i biglietti messi poi in vendita sono stati quasi tutti acquistati. Ieri il comunicato della società, da stamani nella tarda mattinata verranno messi in vendita gli ultimissimi posti di tribuna, mentre in curva sud, quindi curva ospiti e settore ospiti, rimangono invenduti circa 1400 biglietti. Comunque tutto esaurito, 13.000 e passa persone all'arena per una partita che vedrà il Pisa schierarsi con il solito 4-4-2. Là davanti sembra che insomma Perez abbia ancora qualcosa di vantaggio rispetto a Scappini, vero? Sì, tutto vero, è bello vedere finalmente che insomma questa squadra ha riportato, al di là poi di come va queste due partite, ha riportato la gente allo stadio, ha riportato l'entusiasmo, e insomma domani vedremo la vera arena, come l'abbiamo vista anche col Perugia, ma insomma domani sarà, come dici giustamente te, proprio una corsa al biglietti l'altro giorno, 1.400 di gradinata, che è stata aumentata la capienza, che ora è di 13.600 se non sbaglio totali, e quindi domani lo stadio penso sia tutto esaurito senza problemi. E i 1.400 biglietti lì, la cosa simpatica è che in tre ore sono finiti, meno di tre ore sono finiti, quindi capisci che c'è una grande attesa. La squadra ha lavorato bene come sempre, tranquilla e concentrata come le vigilie delle ultime 7 partite, che noi abbiamo fatto praticamente una decina di finali. Però domenica i ragazzi di mister Dino Pagliari troveranno di fronte un avversario tosto, che quando vai a leggere i ragazzi che può mettere in campo, insomma, fa anche impressione, soprattutto per questa categoria. Nomi altisonanti, Daniele Vicius, poi c'è Schetter che non è nemmeno sicuro di essere titolare, perché è un trequartista, loro fanno il 4-3-3 e hanno cambiato modulo con Sanderra rispetto a Pecchia. Sanderra è l'allenatore che li ha portati l'anno scorso, 2 anni fa, in prima divisione, e l'anno scorso li ha salvati. È stato esonerato a fine stagione, è stato richiamato ad aprile a sostituire mister Pecchia, ma lui fa un 4-3-3, solidità in difesa, una squadra che ha preso pochi gol, un gol meno dell'Avellino, penso. Abbiamo pesi 28, l'Avellino 27, e quindi è una squadra difficile da affrontare, ovviamente ha dei giocatori come Barraco davanti che fanno gol, ha fatto 10 gol, ha deciso domenica la semifinale con la Nocera, che è una squadra secondo me partiva per caratteristiche delle due squadre, partiva secondo me leggermente favorita la Nocerina, perché magari c'ha giocatori come Vacuo, che hanno grande esperienza, penso Negro, De Liguori, pensavo potessero fargli male, però Latina ha dimostrato di essere più forte della Nocerina e di meritare la finale, e gli mancherà, a parte Cottafava, forse mancherà De Giosa, ma sta recuperando, un giocatore mi ha fatto una grande impressione.
Quindi domani ore 15, sì, Arena Garibaldi, tutto esaurito, Pisa Latina, andata a semi, andata finale playoff, di prima divisione Girone B 2013. Se vuoi dai un consiglio e fai un consiglio ai ragazzi che verranno a vedere la partita. Quando venire? Verso che ora bisogna venire domani? Un paio d'ore prima almeno. Io vengo 4 ore prima. Offside Pisa, le voci dei protagonisti.